recuperare in mezzo alla tranvia. Comunque vediamo l'angolo dei Ciao che continuano. Vediamo alla battuta i Ciao con Bertuccio, mi sembra, che mette in mezzo, la palla passa e sfiora l'angolo alto a sinistra della porta degli Sventrapastri, difesa da Duccio, ma niente di fatto. Un brivido, e questo sarebbe stato di fatti il chiudersi della partita, le speranze degli Sventrapastri che in questo momento non sembrano crederci più di tanto. Tra l'altro perdono palla al limite dell'area di rigore, però Nierman recupera e subisce addirittura fallo da parte di Acciai. Va in battuta Nierman, ma è Guidi, ma è Pugelli che apre per Parigi. Però questa è la palla a Bertuccio che tira dal limite dell'area. Tra l'altro questo è uno dei pochi tiri in porta del secondo tempo, tranne ovviamente il gol e il colpo di testa di Pompili, che è stato neutralizzato con grande maestria da Mengoni. Per cui momenti salienti non ce ne sono stati più di tanti. È una partita che è soprattutto sicuramente vittima del caldo, vittima del fatto che non ci sono atleti in campo. Comunque poche conclusioni, squadre quasi timide stasera, non si sono affrontate a viso aperto. Intanto Pizzuto ha tentato di inserire Pompili, però è stato fermato con la mano da uno dei Ciao, per cui sarà punizione Sventra, mentre la tribuna invoca i rigori. Allora seguiamo la punizione e poi Giovanni subito ci farei commento tecnico di questo secondo tempo, mentre siamo quasi al 30, diciamo al 3 minuto 32. Vediamo Pizzuto. Pizzuto va alla battuta quando gli uomini dei Ciao tengono fuori dall'area di rigore. È Pizzuto che va e cerca Ste, ma non è niente. Anzi, perdono il pallone e si può innescare il contropiede. Ciao che però perdono il pallone con Parigi e Pizzuto recupera. Però riperde il pallone e riparte l'azione dei Ciao che tengono il pallone. No, non lo tengono in gioco, il pallone è uscito, per cui ripartono. Ripartono gli Sventra con il nuovo entrato. Un commento su questo secondo tempo. Sembravano quasi arrendersi gli Sventra, però ora stanno cercando appunto di puntare di più verso la porta dei Ciao per cercare di agguantare questo pareggio quasi inesperato. E intanto vediamo alla battuta Ste Nierman, Camoranesi, che dalla metà campo cercherà di servire in mezzo all'area sicuramente un centravanti tra Beccocci e Pompili. Il passo alla linea Gilberto, che stasera scatenatissimo di telecronaca. Si avvicinano i momenti fatidici di questa partita, si avvicina il finale quando è Nierman che batte, ultimo uomo, quasi tutti sugli Sventra, e batte in mezzo all'area. Ma la palla viene allontanata dai Ciao con Pugelli che ribatte lungo. Intanto è sempre Nierman, che giocatore, che quantità, che qualità, che grinta. La palla esce al limite dell'area, quindi rimessa laterale, quando è Pompili che controlla, cerca il numero e la palla passa, ma esce inesorabile. Niente di fatto, gli Sventra non sembrano scomporsi più di tanto. Quanto ci credono gli Sventra, Giovanni? Gli Sventra in questo momento un po' sottotono, non ci stanno credendo molto come hanno fatto nel primo tempo. Sì, hanno fatto quelle tre o quattro azioni per cercare di recuperare il risultato, ma sono i Ciao a condurre questa partita, sono loro che portano avanti e gli Sventra dovrebbero cercare di lottare di più nonostante il caldo. E quindi sono un po', appunto, gli manca quel pizzico di lucidità in questo momento per cercare di fare numeri come hanno fatto nella prima parte della partita, Gilberto. Sì, assolutamente. Vediamo, intanto viene eseguito un cambio. È l'arbitro Matteo Nervini che segna il cambio quando sono gli ultimi minuti. Intanto la tribuna chiede direttamente all'arbitro quanto manca.
intanto va avanti, ultimi minuti della partita, quando è Parigi che riceve palla sulla fascia e lancia in avanti Acciai. Però è entrato Duccio a giocare quando è andato in porta Tom Rossi per gli Sventra. Quindi il cambio, l'abbiamo detto finora, un grandissimo attaccante Duccio, potrebbe squilibrare la partita. Manca all'incirca una decina di minuti quando è il terzino che lancia D'Agostini ed è Duccio che riceve palla al limite dell'area, il tiro Mengoni non trattiene, ma liscio, clamoroso il liscio di D'Agostini, e si infrange così la manovra d'attacco degli Sventra e subito Duccio Salvadori sposta gli equilibri. E quindi sono i ciao. E subito Necles che va a battere e i ciao spingono, comunque non si chiudono tutti dietro, i ciao sono sempre distesi con Acciai che recupera il pallone, ma la manovra viene sventata, e terzino che recupera il pallone proprio sul filo, ma la palla è uscita. Intanto è Guidi, prova il tiro dalla distanza ed è un gol da Cineteca. Guidi, il gol da Cineteca, che forse un gol da Cineteca che probabilmente sancisce forse la fine della partita, ma ci credono ancora gli Sventra, che subito rimettono la palla a centrocampo. Che gol di Guidi, un gol incredibile dalla distanza, ha tirato all'angolino, segna Guidi. Ricordiamo, la valutazione di Guidi è 2 su 5. E chissà se avrà qualche scheda di alzamento il prossimo anno, ma intanto riparte la partita. Gli Sventra ci credono ancora, 4-2. Intanto è entrato Kill. Alebini, detto Kill. Ma gli Sventra ci credono ancora sul 4-2, mancherà a questo punto circa 7 minuti più il recupero. Che gol di Guidi, gol incredibile di Guidi, l'ha messa nel sotto il set, gol al limite dell'area. Attenzione, le mani si interrompo perché c'è l'azione d'attacco dei ciao che si infrange sul portiere Tom Rossi, ricordiamo, subentrato a Duccio, ma riparte subito l'azione con gli Sventra che perdono palla ed è lo stesso Guidi, autore dell'euro gol, a recuperare il pallone. La palla rimane in campo, ma c'è fallo? No, non c'è fallo e sarà subito rimessa per il ciao. Ci stavi dicendo, Giovanni? Un gol pazzesco e a questo punto direi che sancisce quasi la fine di questa Chaltrons, che per ora appunto è nelle mani dei ciao, che hanno condotto un secondo tempo straordinario, recuperando tutto, correndo, facendo azioni, buttando palloni nel mezzo. E questo è calcio, questo è il calcio. Agli sgoccioli di questa partita, ricordiamo, iniziata 1-0 per gli Sventra Passere per punteggio Chaltrons, poi 2-0 subito dopo pochi minuti con il gol di Becocci, poi nel corso del primo tempo circa al 20° il pareggio di Acciai, quindi 2-2. E intanto sta per scattare la rissa, scatta la rissa, gli animi sono fognati con Parigi che scappa. Parigi scappa, ma scatta la rissa, scatta qualche pugno, calcio, e a questo punto i nervi sono saltati, ma gli Sventra Passere decidono di perdere tempo, andano nella rissa, hanno deciso di perdere tempo, Parigi è scappato, con Nierman che lo inseguiva. Scene di Chaltrons, queste scene di Chaltrons qui al Club Sportivo Firenze, alle cascine, e lo inseguono e si prendono. Vediamo la caccia all'uomo direttamente, scappano, la situazione è diventata quasi comica. Se le sono quasi date.
Vediamo se le sono quasi date. Così gli Svetra Passere perdono tantissimo tempo. Quindi il gioco fermo per Tafferugli in campo. Sembrano quasi scene di corrida, Gilberto, a Pamplona, a Valencia. Abbiamo visto vari individui, diciamo, due o tre scappare dalla rincorsa degli Sventra. In quel momento era top, ma non per fare appunto una somiglianza col nome della squadra. Però è stata una bella scena di Childrons, che le nostre telecamere hanno ripreso ben bene, oltre al gol meraviglioso di Ciao che vogliamo ricordare. Pazzesco. Torniamo al campo quando è Nierman che butta la palla in mezzo, la palla carambola, ma è fallo. Fallo di Kill. Alibini commette fallo, spinta da dietro. Quindi sarà di fatti un rinvio dal fondo che andrà a eseguire Mengoni, il portiere di Ciao. Ultimi atti di questa Childrons che avete potuto seguire in diretta qua su Firenze Fuori. Vi ricordiamo il nostro sito www.firenzefuori.it, la pagina Facebook di Firenze Fuori, dove potete vedere tutti i nostri video, i nostri servizi degli eventi di Firenze. Una troupe segue costantemente quello che succede a Firenze, la movida buona, la chiamiamo, gli eventi culturali o meno. Quando la partita scorre, il tempo non ce n'è quasi più di segnare due gol per gli Sventra Passere sul 4-2. La partita a centrocampo con Nierman che ributta la palla in avanti, è sempre lui agguerritissimo e allarga per Terzino che stoppa e riesce addirittura a innescare Pompili che si porta avanti la palla in pallonetto, tira e quasi la mano, il cross da parte di Livio nel mezzo, ma non c'era nessuno quando è Duccio, ricordiamo, la portiere cade da solo, non protesta nemmeno. È caduto di fatti da solo e Parigi spara in avanti. E quindi gli Sventra ripartono dal portiere Tom Rossi, subentrato, ricordo, a Duccio Salvadori che è ora in attacco. Gli Sventra subito conquistano su ogni pallone a centrocampo, riescono a costruire sulla fascia con Livio che tiene il pallone, invece lo regala di fatto a Chai che parte, ma la palla rimane lì e la palla esce fuori, quindi sarà rimessa laterale per Ciao. Ciao all'appuntamento con la storia. Ciao all'appuntamento con la storia con questa versione strana di Childrons, un vincitore unico. E Ciao ci delizieranno sicuramente alzando la coppa. Anche se li Sventra comunque tanto di cappello, perché hanno condotto veramente una Childrons meravigliosa anche loro, con individui veramente fondamentali come Salvadori, Pizzuto, Nierman. E continuiamo comunque con questa telecronaca che ci sta regalando veramente tante emozioni in via del Fosso Macinante. Continuerò. Intanto vediamo rimessa laterale per i Ciao con numero 20. Trattengono il tempo, i Ciao stanno perdendo tempo.